Buonasera innanzitutto. Come diceva il direttore, penso che sia doveroso da parte mia partire dalla prestazione. Se domenica non sono riuscito, forse anche per quello che è accaduto, per la sconfitta, a spiegare quale fosse il mio concetto, lo ribadisco oggi. Che la prestazione fatta sicuramente non è stata una prestazione da Lecce e quindi da questo punto di vista assolutamente mi assumo tutte le responsabilità come se le sono assunte i calciatori e come da sempre abbiamo fatto, quindi questo è un fatto. E che ci fosse l'intenzione da parte nostra, da parte mia e da parte di tutti di provare a ritornare primi in classifica è un altro fatto. Che questa voglia continua ad esserci da qui alla fine è un altro fatto ancora. Ed è la stessa voglia che avevamo all'inizio di stagione, quando mi presentai e dissi, oltre ai ringraziamenti per chi mi ha dato la possibilità oggi di allenare una grande squadra che lotta per obiettivi importanti, di aver lasciato un conto in sospeso con la città di Lecce. E mi riferisco alla stagione di Serie A quando insomma finì male con una retrocessione dalla A alla B sul campo. E il mio desiderio quest'anno era quello di dare una soddisfazione e di riscattarmi sotto certi aspetti con una vittoria andando in Serie B, che rimane ancora il mio obiettivo e l'obiettivo dei ragazzi. Perché io, come ho anche ribadito nella conferenza di presentazione, questa terra continuerò ad amarla come ho fatto in tutti questi anni e non solo perché ci vengo in vacanza da tantissimi anni, ma perché mi ha dimostrato di sapermi accogliere, non a caso l'ho definita la mia seconda terra, che non sono parole di circostanza, sono parole che per il sottoscritto hanno un'importanza, che valevano 8 mesi fa, 9 mesi fa, ma che continueranno ad avere un peso. E penso che di fronte a certe dichiarazioni non si può essere indifferenti e non si può lasciare o far finta che tutto ciò non esista per una partita, pur importante che sia, che lasci l'amaro come l'ha lasciato a me per primo, ai miei collaboratori e ai miei giocatori, come potevo immaginare subito dopo la gara o come non potevo immaginare che tutto questo potesse scaturire in un grosso equivoco, continuo a credere in quello che posso fare, in quello che devo fare, in quello che possiamo fare insieme. Quindi, nonostante tutto ciò, continuo ad avere sempre l'ambizione di vincere questo campionato. Il secondo fatto, credo che sia... Insomma, devo raccontare le cose, visto che mi è stato imputato un certo comportamento dopo la partita, ed è giusto che io lo spieghi, laddove ci sia stata un'interpretazione diciamo molto diversa da quella che in realtà è. Sono andato verso l'arbitro, come faccio di solito e come ho fatto anche in altre occasioni, dove ho salutato, gli ho chiaramente fatto i complimenti per la direzione e nel voltarmi e seguire il resto della squadra che stava andando a raccogliere o stava andando a scusarsi verso i nostri sostenitori, un calciatore avversario, nella fattispecie Coletti, mi ha chiesto di salutarmi. Ovviamente da uomo di sport, come ho fatto anche in altre occasioni, ho ricambiato il saluto, sono stato immortalato e poi ho seguito la mia corsa, la mia passeggiata insieme ai miei calciatori per andare sotto i nostri sostenitori. E questo è un altro fatto. L'ultimo, che penso sia, almeno credo sia l'ultimo, perché credo che sono i punti fondamentali sui quali mi vengono attribuite delle responsabilità che obiettivamente non mi sento di condividere perché
dopo una gara così, dopo una sconfitta così eclatante, il mio stato d'animo, che nessuno poteva percepire perché forse non riesco a trasmetterlo, o la mia reazione è differente da molte altre, non era sicuramente dei migliori. Era il ritorno in pullman con la squadra. Come spesso accade, anche questo, devo ricordare a chi magari non è preciso nel sottolinearlo, certe cose si stabiliscono prima. Come potrebbe succedere a un calciatore che va a giocare, non so, a Catania, fermarsi perché è siciliano? Così è successo al sottoscritto, tornando a casa si è fermato dai suoi familiari. Ma era una cosa già preventivata. Se avessi saputo di tutto quello che si stava venendo fuori, avrei sicuramente compreso il momento e avrei anche annullato i miei impegni. E quindi sarei tornato a Lecce, perché è giusto che dopo una prestazione del genere, laddove ci fosse la necessità di spiegare o qualcuno ti chieda delle spiegazioni, il diretto interessato, che sono io alla guida tecnica, è giusto che dia delle spiegazioni. Quindi questo è un altro fatto. E poi termino dicendo che la mia convinzione che questa squadra posso ambire a giocare per il primo posto da parte del sottoscritto, da parte dei miei calciatori, da parte del mio staff, c'è ancora. Che duri 8 partite, che duri non so quante, da parte nostra c'è sempre il massimo impegno per regalare un sogno e per regalarci un sogno, perché attraverso questo sogno significa anche creare i presupposti per crescere sotto tutti i punti di vista, come professionista, quale credo già di essere, e anche sotto l'aspetto morale. Credo di esserlo, e penso che da questo punto di vista di non aver mai tradito chi si aspetta da me comportamenti esemplari. E quindi se ho toccato la suscettibilità di qualcuno chiedo scusa, ma sicuramente non è stata con intenzionalità, e l'interpretazione che può essere passata, lasciatemelo dire, è stata subito un pochettino cattivella. Per chi mi conosce sa quello che provo quando perdo una partita di calcio, perché ne va del mio lavoro settimanale, del mio lavoro mensile, del lavoro di tutto il gruppo, e capisco anche quando qualcuno se ne risente più del dovuto, nel senso che gli sfottò che ci sono tra le tifoserie, se mi spogliassi per un attimo dalla veste, dal ruolo di allenatore, li comprenderei e sarei anche io in un certo modo avvelenato, però questi fanno parte del gioco. Ma io poi ho un ruolo da difendere e da portare avanti, e credo che fino ad oggi di aver dato sempre il massimo, con tutti i miei limiti, con tutte le mie difficoltà, con tutti i pro e con tutti i contro. Però non mi si dica che non lo posso accettare da nessuno che io non abbia fatto il massimo per questa maglia. Non esiste, o per questa città. È un qualcosa che non posso accettare, lo rispedisco al mittente, e qualsiasi interpretazione che vada contro quello che io ho fatto fino ad oggi, io la devo rispedire per forza al mittente, perché da parte mia c'è sempre stato un qualcosa di familiare verso questa città. E non bastano una dichiarazione fatta all'inizio dell'anno, non bastano i 25 anni di vacanze, che possono non significare niente, ma ci sono tanti posti, ma le ripetute mie presenze nel Salento avranno anche un qualche cosa di un legame con questa terra. E se basta un risultato negativo o qualche foto che purtroppo o per fortuna in alcuni casi fanno parte del nostro mondo, mettere in discussione tutto ciò mi sembra veramente, diciamo, assurdo. E quindi io termino col dire che il sottoscritto, finché avrà la possibilità, la forza e la minima energia, proverà in tutti i modi, in tutte le maniere, di portare avanti quello che è un obiettivo che è ancora tutto percorribile e perseguibile. Beh, dopo quello che è successo, provando anche ad essere, insomma, lucido,
ovviamente qualcosa sicuramente abbiamo sbagliato. Non abbiamo fatto sicuramente una buona prestazione, questo è quello che è balzato subito all'occhio, poi da imputare a che cosa? Possono essere tante cose, la tensione, magari aver eccessivamente sentito la gara stessa, ma nella preparazione rifarei quello che ho fatto, perché secondo me ho provato a dare le indicazioni che, analizzando le partite precedenti degli avversari, potessero essere quelle giuste. Quindi è da rivedere sicuramente l'atteggiamento sotto un aspetto propositivo rispetto invece ad un atteggiamento che abbiamo avuto che non è di solito il nostro. Prego, Tony. Mister, buonasera. Ti chiede che la squadra sia tutta con lei ancora e come pensa di convivere con una manifestazione che sicuramente non finirà qui? La squadra è sicuramente con me, di questo ne sono certo. Come spero io spero di non condividere ancora questo momento di contestazione, dopo aver provato a spiegare quali sono stati i fatti, e spero che le mie parole siano servite proprio a, ancora una volta, a farmi conoscere meglio laddove non ci fossi riuscito prima, e di rendere partecipi tutti in un unico obiettivo, che è quello della vittoria finale del campionato. Mister, scusa, hai detto che rifarei tutto quello che ho fatto dentro la partita. Faresti anche con quella tempistica le scelte fatte durante la gara? Prima di una scelta io penso di fare il meglio, cioè non faccio una scelta pensando a posteriori, ovviamente posso sempre rivederla, ma nel momento in cui devo fare delle scelte credo di scegliere per il meglio. Devo fare una scelta, la scelta costa a volte dei sacrifici, a volte può non essere la scelta giusta, e evidentemente in qualche cosa ho mancato, ma sicuramente nella mia testa credo di aver preso in considerazione tutte le possibilità. Poi se il risultato non mi ha dato ragione, ovviamente devo farmi delle domande e darmi delle risposte. Buonasera. Il discorso è se ci sono stati dei fraintendimenti in tutto quello che è accaduto nel dopo partita, non entriamo nel merito, eccetera, eccetera. E quindi c'è la volontà di tutti di cercare di rasserenare l'ambiente. Perché non è partito già da ieri, magari durante l'allenamento, ad andare nel settore offensivo, a dare un po' di spiegazione, insomma, giusto per iniziare a rasserenare il tutto? Beh, se devo dire la verità, quando sono arrivato all'ingresso, in parte l'ho fatto, perché sono sceso dall'auto del mio amico e ho provato a spiegare, però sa bene che non è facilissimo spiegare quando le domande sono tante e di natura diverse. Si passa dall'aspetto tecnico alla foto, alle reazioni che uno avrebbe dovuto avere piuttosto che a quelle che ha avuto, e in piedi, circondato, nel senso buono, non è semplicissimo. Ci vorrebbe tanto tempo, figurarsi se andare sotto un settore a distanza con gente che ovviamente non è venuta con l'intenzione di ascoltare, poter dire le proprie motivazioni, insomma spiegare quelli che sono stati i fatti, raccontare i fatti. E non a caso abbiamo fatto questa conferenza, perché poi con la società ci teneva tantissimo, come ci tengo io, come ci ha tenuto il direttore, a dare le giuste spiegazioni a chi le merita, abbiamo indotto questa conferenza stampa. Ha più sofferto per la sconfitta di domenica o per quello che è accaduto in queste confronti? Diciamo che sono due cose separate ma collegate. Soffro di una sconfitta perché ho perso 3 punti che mi potevano dare la possibilità di arrivare primi. E per un allenatore che vede la sua creatura non esprimersi è una sconfitta personale. Se poi ti toglie la possibilità di andare in testa alla classifica è ancora peggio. Per questo ci soffro, perché io mi sento un figlio di questa terra.
è come tutti i figli si dovrebbero sentire protetti nei momenti difficili, perché io così faccio anche con mio figlio se sbaglia o con mia figlia, però non li abbandono. È normale che il mio stato d'animo non è di uno sereno, perché però ho la convinzione di chi nelle difficoltà, con un ambiente che può ricompattarsi sicuramente, perché i fatti non sono come sono stati raccontati, si deve rialzare. E c'è il tempo, c'è la fiducia e la convinzione che tutto il buono deve ancora venire. E questa è la mia convinzione. Spero che non sia solo la mia o la nostra. Posto? Dietro la domanda tecnica relativa, il Sierto Stato vale anche per il due partita e per il posto partita o per questo? Sì, vale, cioè, il fino a tempo indeterminato. Alla vigilia e a fine gara non ci saranno con interviste. No, magari se c'è bisogno, ovviamente attraverso l'ufficio stampa saremo a disposizione, però... Non vale il sabato, vale il sabato e vale anche il domenica sera. Prego Bruno, un'ultima domanda. Buonasera mister. Buonasera. Se rigiocasse la partita, ipoteticamente, lei lascerebbe nuovamente fuori Arrigoni, Lepore e Drudi, e poi questa mancanza di combattività, di agonismo della squadra che si è appalesata non da poco ma da diverse settimane, il Lecce regala un tempo agli avversari. Io credo che dietro questa cocente delusione mister ci sia un retaggio relativo ad altre partite, perché la delusione è vero che è stata cocente, ma gli sviluppi, e non mi riferisco alle foto o al dopo partita, parlo solo della partita, gli sviluppi della insoddisfazione derivano a mio parere da qualche partita pregressa. E allora rinuncerebbe a quei tre giocatori se giocasse la partita? E perché questa squadra non riesce ad essere combattiva come la gente vorrebbe e come il Lecce vorrebbe? Quando si dice giochiamo da Lecce significa giocare così. Beh, dovrei rivalutare la settimana lavorativa, perché le valutazioni vengono fatte in base alla settimana. Col senno del poi oggi potrei dire qualsiasi cosa, ma non avrebbe senso, perché se ho fatto quelle scelte è perché nella mia testa erano gli uomini che potevano essere più adatti a quel tipo di gara. Oggi potrei dire sì, metto Lepore, ma cosa cambia? E se avessimo fatto la stessa figura, il problema non è negli uomini, perché fino ad oggi abbiamo avuto questo cammino e questi risultati perché c'è stata anche un'interscambiabilità di questi uomini. Qui nessuno è stato, diciamo, tranne forse Mancosu, che ha giocato con tutte le partite, e fino a un certo momento proprio Lepore ha giocato tutte le partite, tutti gli altri si sono alternati cercando di mettere in campo la formazione che meglio potesse esprimersi, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista tecnico, tattico e soprattutto da un punto di vista mentale. Quindi ritorniamo alla domanda di prima. È chiaro che se potessi rigiocarla avrei bisogno di rivalutare tutti e forse alcune cose non le farei più, perché sennò sarei uno sciocco. Che però si addebiti che concediamo sempre un tempo, io penso che la settimana del Catania non è stato così. Non penso che abbiamo concesso un tempo, abbiamo avuto il dominio del gioco, del pallino, abbiamo creato, eravamo belli dinamici rispetto a Foggia, dove abbiamo avuto un atteggiamento un po' troppo attendista rispetto a quelle fasi nelle quali ci saremmo trovati per demeriti, per scelta o per meriti degli avversari. Non so se sono stato chiaro. Anche quando io rispondo alla domanda e dico ci può stare, non intendo che ci può stare la sconfitta a prescindere. Intendo che giocando con la prima della classe, come contro l'ultima, i risultati sono sempre tre. Ma non che io accetti la sconfitta a priori, è un discorso che non mi appartiene. Anzi, spesso abbiamo pagato e abbiamo lasciato dei punti, forse proprio non avendo un atteggiamento da squadra un po' più umile, diciamo così. Però non è semplice avere equilibrio e saper scegliere ogni volta in poco tempo quale atteggiamento avere. Ci si allena nella speranza di arrivare e di avere la capacità di adattarsi
in base a quelle che sono le possibilità degli avversari, le capacità degli avversari e le tue capacità in quel momento. A volte ci si riesce, a volte no, però nella nostra idea di calcio è sempre quella di provare a fare la partita. Nella massima convinzione che oltre all'aspetto tecnico ci deve essere anche l'aspetto combattivo, perché lo richiede una categoria che oggi facciamo fatica ad accettare, ma noi siamo in questa categoria e dobbiamo adattarci e dobbiamo calarci in questa categoria. E se occorre mettere da parte, come spesso ho ripetuto, il fioretto, tira fuori la sciabola, lo dobbiamo fare, però è un qualcosa che non credo di aver trascurato in questi 7-8 mesi, credo che è un qualcosa che ho ripetuto a più riprese, e che non si può essere solo belli. Spesso e volentieri vi ho anche ripetuto che bisogna essere pratici, pragmatici, efficaci. Questo è stato il mio pensiero e in molte conferenze stampa l'ho ripetuto. Se il bel gioco riusciamo ad abbinarlo anche al risultato finale, tanto meglio. Ma se vinciamo le partite e qualche volta concediamo qualcosa sotto l'aspetto estetico, beh, chi se ne importa? Credo che anche su questo mi dobbiate insomma sostenere, perché l'ho ripetuto. Non è un qualcosa che dico oggi. Evidentemente, se siamo mancati, come è capitato in altre situazioni, come contro il Matera, abbiamo difettato in alcune cose, tipo l'aspetto caratteriale. Ovviamente sì, si può migliorare, e uno dei responsabili sono io. Forse non ho trasmesso la giusta, forse ne ho trasmessa troppo, non lo so, devo capire. Sicuramente da qui alla fine credo non capiterà più. E spero di riuscire a non farlo capitare, ovviamente.